Fasce slot. Come ho già anticipato, ogni weekend andiamo ad aggiornare la mia speciale lista, appunto, delle fasce e degli slot per prepararci all'asta. Alcuni di noi hanno già fatto l'asta prima della prima giornata, ma molti di noi faranno l'asta da qui alla chiusura del calciomercato e poi a metà settembre per chi vuole fare l'asta, appunto, con il calciomercato chiuso. Andremo oggi dunque a tenere in considerazione gli affari, quelli già portati a termine, e anche i rumors di mercato andranno ad influire un po' su quelli che sono appunto le mie fasce ed i miei slot. Prima di iniziare vi ricordo che le maglie più belle come questa dell'Aston Villa con scritto caso, ma ovviamente tutte quante le nuove maglie con scritto caso, le trovate solo su calciostore24.com, il negozio online di magliette sportive più belle ed economiche del web. Una maglietta così la pagate meno di 30 euro, e se inserite il codice sconto LC avrete un ulteriore sconto del 15% sul prezzo già basso delle magliette. E in più vi ricordo la collaborazione con astafantacalcio.net, il sito dal quale potrete scaricare Revolution, il file per prepararvi all'asta. Se non l'avete scaricato, scaricatelo ragazzi, perché è veramente fondamentale per arrivare all'asta da vincitori. Lo potrete utilizzare durante l'asta, lo potete utilizzare se siete presidenti di lega, e poi vi ricordo durante tutto l'anno il file regola del 72 sempre di astafantacalcio.net, con cui faremo i canta consigli per tutte quante le giornate, ovviamente non per le prime 3 giornate perché si basa appunto sulla regola del 72, con il quale vi prometto arriverò all'80% di ballottaggi vinti quest'anno ragazzi. Veramente novità, avete già visto nel mio video dei canta consigli che ho postato mercoledì su YouTube. E poi vi ricordo, iscrivetevi al canale quando non l'avete ancora fatto, mettete un like se questo video vi è piaciuto, abbonatevi 99 centesimi perché è già partito il fantacalcio per gli abbonati su fanta.soccer, un sito fantastico dove potete creare sulla lega la ciurma del canta. È una squadra molto difficile ragazzi, 500 crediti con delle quotazioni molto alte, dunque difficilissimo anche fare una top 11, importante perché è un fantacalcio per esperti ragazzi. Appunto, se vi abbonate entrate nel nostro canale Telegram dove trovate tutte quante le informazioni più dettagliate. E poi basta, iniziamo ragazzi. Allora iniziamo con i portieri, eccoci qua. Allora, i portieri fondamentalmente restano quelli, vedete di fianco c'ho la colonnina up and down nella quale vado a mettere i giocatori che salgono, i giocatori che scendono rispetto alla settimana scorsa e i nuovi entrati. Per quanto riguarda i portieri è un pochino diversa la situazione, perché? Perché non tengo conto del portiere ma della porta della squadra. Dunque, come potete vedere, l'unico movimento è quello di Drogowski allo Spezia. Non c'era Drogowski la scorsa settimana perché era la riserva della Fiorentina. Ora Drogowski, contando il precampionato dello Spezia che è stato magnifico, la porta dello Spezia mi dà sicurezza. Un portiere come Drogowski mi dà sicurezza perché è un buon portiere assolutamente. La porta dello Spezia sale di 3 posizioni e scalza Verona, Empoli e Salernitana, chiudono la classifica Cremonese e Lecce come la scorsa volta. Per quanto riguarda i portieri top restano ancora Maignan, Szczęsny, Handanovic, Onana, i primi 3 portieri del primo slot, la prima fascia di portieri. In seconda fascia abbiamo Ripatrizio e Meret Sirigu. Ovviamente Meret Sirigu intendo la porta del Napoli, che dovrebbe arrivare, presumo, o Kepa oppure Navas a giorni per Bacco. Terza fascia Musso, Gollini, Luis Maximiano. Quarta fascia Consigli e Berisha. Tutti quanti i primi slot, ovviamente se è una Lega a 10, se è una Lega a 8 ovviamente prendete i primi 8 come primo slot, ma già se avete messo il mio video lo sapete. Proseguiamo con i difensori, restano stabili in prima fascia Theo Hernandez e Dumfries ad aprire il primo slot, ricordo, per le Lega a 10. Per quanto riguarda la seconda fascia, ancora Skriniar, Smalling e Bremer, e poi Tomori, precampionato magnifico, che sale di 3 posizioni, entra di diritto in seconda fascia, resta ovviamente in primo slot e scalza Gosens, Bonucci e Di Lorenzo. Gosens che mi va a finire dalla seconda alla terza fascia. Dici perché Lorenzo? Perché Gosens ha fatto un precampionato sinceramente non all'altezza. Viene da 6 mesi all'Inter non all'altezza, è vero che veniva da un infortunio, ma l'anno scorso non ha fatto praticamente niente all'Inter. E voglio ricordare che i giocatori dell'Atalanta messi negli schemi di Gasperini, che sono degli schemi veramente difficili ed ostici da attuare, da portare a termine, passando poi in un'altra squadra ci mettono un botto di tempo a trovare la quadra. Ci ricordiamo ovviamente dei vari giocatori che sono partiti dall'Atalanta, come Kessié, che ci ha messo un botto di tempo al Milan per diventare il campione che poi è diventato, così come Mancini, Cristante e Spinazzola alla Roma. Abbiamo esempi lampanti in ogni squadra, Gagliardini all'Inter che poi non ha ritrovato più la quadra. Gosens potrebbe fare lo stesso percorso tortuoso dei precedenti giocatori. Dunque, quando avremo il vero Gosens, presumibilmente, secondo me, a inizio anno nuovo, dunque andate a pagare tantissimo un giocatore che magari nelle prime 15 giornate vi
va a prendere molte insufficienze. Io, ragazzi, se posso lo prendo, ma non ovviamente ai prezzi che vedo nelle vostre prime aste che mi state postando. Poi Bonucci e Di Lorenzo, appunto, che vengono scalzati da Tomori di una posizione. Bastoni resta l'ultimo primo slot, sempre in terza fascia. Faraoni apre il secondo slot come Rachmani, Singo, Kalulu, Biraghi. Mancini della Roma sale di due posizioni in quarta fascia, sempre in secondo slot. Perché? Perché anche la Roma ha fatto un precampionato assolutamente magnifico. Dunque mi fido della difesa di Mourinho e va a scalzare Udogi desaparecido in questo precampionato. E De Vrij, attenzione ragazzi su De Vrij, intervista di Inzaghi, dice che l'unico giocatore in difesa che non ha sostituti è De Vrij, si può adattare Skriniar, ma invece gli altri due braccetti, diciamo, della difesa 3 hanno dei cambi validi che lo stanno mettendo in difficoltà. De Vrij invece è l'unico a non avere un cambio. Si parla di Acerbi in procinto di passare all'Inter. Attenzione che Acerbi è una bella gatta da pelare per De Vrij, che viene da una stagione non esaltantissima e da un precampionato assolutamente non esaltantissimo, un Inter che ha preso tanti gol. Dunque attenzione a De Vrij, non ci è andato a puntare tantissimo. Chiudono la quarta fascia e il secondo slot Lazzari e Calabria. Quinta fascia, inizio del terzo slot, Demiraldo, Do, Kim, Becao, Spinazzola, Danilo. Entra di diritto Valeri, precampionato mostruoso, giocatore incredibile sul quale sinceramente puntare tanto. Romagnoli non è più ormai una sorpresa, se è una sorpresa in qualche lega, visto che è stato preso uno, prendetelo assolutamente per bacco. Milenkovic e Scalvini salgono nella posizione, così come Atebor, Darmian e Igor. Perché? Perché Zappacosta scende. Allora, per quanto riguarda Zappacosta, parliamo di Atalanta. Atalanta che ha preso due esterni Bogano scorso, Lookman quest'anno, due esterni da 4-3-3, sta cedendo trequartisti, ceduto Miranchuk al Torino, si parla di Malinowski al Nottingham Forest. Non vorrei che Gasperini abbia nella testa l'idea del 4-3-3, con il 4-3-3 ovviamente Zappacosta passando da quinto di centrocampo a terzino, ovviamente perde molto a Pilperbach in questo momento. Poi Toloi, Ferrari, Erlich, entra una new entry, Marie del Monza, Marie giocatore che a me piace tantissimo, comunque lo metto in sesta fascia, quarto slot, e chiude Karzor della Roma. Ho tolto da questa lista rispetto alla settimana scorsa Vojvoda del Torino che è infortunato, e Bastoni dello Spezia, perché in questo precampionato non è che abbia fatto tantissimo, e nella sua posizione c'è Urreca assolutamente informissima in questo momento. Non vorrei che Bastoni in questo momento non sia proprio visto titolare al suo allenatore. Tra l'altro molte testate giornalistiche da Gazzetta Fantacalcio.it lo mettono addirittura fuori dai titolari. Dunque attenzione a Bastoni dello Spezia. Ed andiamo ora ai centrocampisti. Eccoli qui ovviamente al primo posto Milinkovic-Savic, in prima fascia lo accompagnano secondo me Pasalic e Barak. Pasalic è vero che potrebbe non giocare trequartista, ma qualora l'Atalanta passasse, come ho già detto, al 4-3-3, sarebbe sicuramente titolare mezzala del centrocampo dell'Atalanta. Un giocatore che si inserisce molto, non farà 13 gol ma 8 ne porta a casa, ragazzi. Dunque secondo me prima fascia, primo slot assolutamente. Seconda fascia, sempre primi slot, Pellegrini della Roma, Malinowski che sale di una posizione, che scavalca Traoré che è infortunato in questo momento. In questo momento l'allenatore vede Cheide in quella posizione, dunque attenzione a Traoré che potrebbe metterci anche qualche giornata in più per rientrare, magari vorrà farlo rientrare bene Dionisi. Per quanto riguarda Malinowski, è vero, c'è questa voce di mercato, al momento non credo che vada al Nottingham Forest, anche perché l'intervista della moglie mi sembra abbastanza eloquente. Entra new enter De Ketelaer, seconda fascia, primo slot del Milan. Attenzione alle prime giornate, Pioli ha già detto che Brian Diaz in questo momento è in vantaggio sia per forma fisica sia per conoscenza dei meccanismi della squadra. Zaccagni, Pogba e Pereira chiudono i primi slot e la seconda fascia. Poi Chiesa, Felipe Anderson, Zaniolo, Kostic, new entry in questo inizio di campionato, dovrebbe essere lui il titolare per quanto riguarda uno degli esterni dell'attacco della Juventus, a meno che poi Allegri non si inventi questo 3-5-2 e Kostic va a fare l'esterno sinistro di centrocampo. In quel caso li perderebbe un pochino d'appeal. Lukic del Torino, inizio della quarta fascia, sempre secondo slot. Varaschelia, precampionato molto buono, che sale di 5 posizioni, scalza Barella e Bairami. Attenzione a Bairami ragazzi, potrebbe giocare seconda punta accanto a destro, ve l'ho già detto da un mese che destro con una prima punta accanto non rende bene, molto meglio con un trequartista o una seconda punta. Bairami lo fa molto bene, dunque attenzione, Bairami potrebbe essere una sorpresa. Çalhanoğlu, Orsolini chiudono i secondi slot. Pessina scende di 3 posizioni perché al momento non è in formissima, sempre costantemente in ballottaggio per quanto riguarda il precampionato e per quanto riguarda la prima giornata. Voglio vederla all'opera nelle prime giornate. E Strepezza che sale, raggiunge la quarta fascia, terzo slot, sale di ben 6 posizioni, precampionato assolutamente meraviglioso. Mkhitaryan, quinta fascia, terzo slot, Frattesi, Tonali, Saviri, Iconè,
Candreva scende di 6 posizioni, praticamente si inverte con Strepezza, perché Candreva la Salernitana, ragazzi, secondo me perde molto appeal. Non so se sarà più rigorista, non credo che sarà rigorista. Nel centrocampo a 5 deve ovviamente provare, vediamo se sarà titolare, non lo so. Ragazzi, mi lascia un pochino perplesso questo Candreva la Salernitana. New entry Radonjić del Torino, precampionato molto molto buono. Wijnaldum della Roma, una sicurezza, new entry, quinta fascia, chiude il terzo slot. Luis Alberto, lo Tito ci ha detto che resta alla Lazio, voglio vedere con che stato d'animo e soprattutto se farà la stagione dell'anno scorso. Ragazzi, un centrocampista assolutamente normale. Sesta fascia, quarto slot, inizia con Brozovic, Zielinski, Politano, Kupmeier, Quadrado, Bonaventura, restano pressoché uguali. Poi entrano Vlasic e Miranchuk, altri due trequartisti del Torino. Voglio vedere la trequarti del Torino come si sistema al momento. Ragazzi, sono 3 giocatori per 2 maglie, ma tutti e 3 molto molto buoni. Chiude Ederson dell'Atalanta, è vero che ha avuto un infortunio, ma al momento sinceramente giocatore che io ancora ci punterei. Fuori da questa lista vanno Ilic, McKennie, Damsgaard, Locatelli, Tamese e Fabian Ruiz in procinto di passare al Paris Saint Germain, e il Napoli dovrebbe sostituirlo con Nandez del Cagliari. Poi vedremo dove sistemare Nandez. E adesso, ragazzi, una decina di giorni hanno detto, dunque credo di toglierlo dalle fasce per 10 giorni di infortunio. Dicevo, passiamo agli attaccanti. Eccoci qua, i primi tre restano sempre gli stessi: Vlahovic, Immobile e Lukaku. Seconda fascia, sempre primo slot: Osimhen, Abraham, Berardi, Zapata, Lautaro, Martinez. Per me, rigorosamente in questo ordine, chiudono il primo slot Arnautovic e Giroud, l'inizio della terza fascia. Secondo slot, Leao, Dybala, Caputo, new entry Pinamonti, attaccante del Sassuolo. Pinamonti, attaccante che segna, è vero che non calcerà rigori, ma Pinamonti segna molto in una squadra che segna molto, ovviamente giocatore da prendere secondo me assolutamente. Scalza Jovic, che scende in una posizione. De Lofeo sale, perché De Lofeo sembra aver conquistato i rigori a discapito di Pereira, non ne sono sicuro ragazzi, però al momento sembra che li calci De Lofeo, almeno nell'ultima partita l'ha calciato De Lofeo al posto di Pereira, con Pereira in campo. Muriel, desaparecido di questo precampionato, scende in quarta fascia, ancora secondo slot, scende 2 posizioni. Destro sale di 4 posizioni perché ha fatto un precampionato gagliardo assolutamente. Caprari, Raspadori e Beto scendono rispettivamente in una posizione, entra la new entry Petagna del Monza. Quinta fascia, terzo slot, Arri. Simeone dovrebbe andare al Napoli, dunque Arri diventa il titolare dell'attacco del Verona, dunque sale di 3 posizioni, scalza Di Maria e Lozano di un posto. Dessers della Cremonese, mi intriga molto, giocatore che non è un creatore di gioco, ma è un buon finalizzatore. Ora, sul giocatore non ho dubbi, voglio vedere la Cremonese come gli si organizza intorno, dunque non lo metto più alto, lo metto come quinta fascia, terzo slot, voglio vederlo sinceramente. Al Feyenoord finalizzava tantissimo, ovviamente in una fascia di giocatori che va da Dzeko, grande giocatore per la squadra ma scarso finalizzatore, a Icardi, che non gioca per niente per la squadra ma un pallone e un gol. Dessers è molto più verso Icardi piuttosto che verso Dzeko, dunque capite che intorno serve sinceramente una squadra che giochi per lui. Nzola sale 2 posizioni, precampionato molto 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 buono, così come Bonazzoli sale 2 posizioni. Sanabria scende 3 posizioni, come Nico Gonzalez. Da questa speciale classifica escono Alvarez del Sassuolo, perché arriva Pinamonti, Alvarez ovviamente perde molto molto appeal, perde la Lazio, e Simeone del Verona, che se va al Napoli va a fare la riserva di Osimhen, dunque non diventa più un giocatore appetibile nel fantamercato. Si conclude qui questo video su fasce e slot. Ci vediamo tra qualche ora, ore 17, in live con la canta live del prepartita della prima giornata. Ragazzi, è ora di schierare le formazioni qualora aveste fatto l'asta, oppure è ora di fare l'asta qualora non l'aveste ancora fatta. Un saluto dal canale YouTube più figo di YouTube Italia. Ci vediamo ragazzi oggi a ore 17 qui su YouTube. Ciao. Well, that depends on what you want, we can continue. Oh, with the same old shit you got, oh, we can switch it up and get you something worth the way. Open the kitchen up so we can all participate.